dopo Amadeus, che potrebbe lasciare la Rai l'anno prossimo. Anche un altro volto molto amato del servizio pubblico sarebbe pronto a lasciare l'azienda televisiva. Per alcuni manca solo l'ufficialità sul fatto che Amadeus, da maggio, non sarà più uno stipendiato della Rai. A prescindere dalle pressioni che il conduttore avrebbe ricevuto, che Roberto Sergio, amministratore delegato dell'azienda, ha detto essere fake news in un intervento all'Ancronos, il cinque volte padrone di casa del Festival di Sanremo avrebbe già deciso di seguire Fabio Fazio e Luciana Littizzetto e andare sul 9. Come è successo lo scorso anno quando, oltre ai due conduttori di Che Tempo Che Fa, sono andati via da Viale Mazzini anche Bianca Berlinguer, Massimo Gramellini e Corrado Augias. Pure per la prossima stagione il servizio pubblico potrebbe non perdere soltanto il 61enne nato a Ravenna. Durante TV Talk, il programma sulla televisione di Rai 3, persino Rosario Fiorello non ha dato rassicurazioni all'azienda per una permanenza anche per il prossimo anno, ma anzi ha specificato che, essendo uno spirito libero, dall'11 maggio potrebbe accasarsi a qualsiasi altra rete che possa garantire lui uno spazio. E anche un bel contratto, certamente. Fiorello via dalla Rai con Amadeus. Le parole del comico siciliano. Nello specifico, il comico siciliano ha detto: chiariamo questa cosa, io non sono in Rai. Mi spiego, io non sono mai di un'azienda. Io sono libero, il mio contratto inizia alla prima puntata di un programma e finisce all'ultima. E quindi una battuta in pieno stile Fiorello. Il 10 maggio faremo l'ultima puntata, dall'11 che ne so. Vado a Teleminch **, tornando, però, ad Amadeus e alla questione del suo rinnovo di contratto, lo showman ha spiegato alcuni punti riguardanti il suo amico. Ho letto delle cose e ha iniziato facendosi serio. Siccome alcune le so, posso dirle. Ama ha fatto questa scelta, di passare al canale 9, NDR. È solo una scelta di vita. Non c'è dietrologia. Non ci sono soldi o tutto quello che voi leggete sui giornali. Ha 60 anni e più, vuole nuovi stimoli. Alla base, quindi, non ci sarebbe niente di quanto scritto, ma solo una voglia di novità. Ha dato tutto alla Rai. È da ammirare. Credo che lì avrà anche un ruolo organizzativo. Si divertirà a provare, a testare format egli stesso, ha concluso. Un discorso in pieno stile fiorelliano, considerando l'amicizia che lo lega ad Amadeus. Non ci resta che attendere nuovi risvolti.